Ultime ore roventi di calciomercato e in casa Pescara ancora diversi fronti aperti. È praticamente chiusa l'operazione che riporta in riva all'Adriatico Luca Clemenza. Per il giocatore che arriva dalla Juventus Under 23 c'è un biennale e soprattutto la voglia di rivalsa dopo le ultime stagioni non esaltanti, nonostante il notevole talento. Clemenza era già arrivato a Pescara nel gennaio 2020, attraversando le gestioni Legrottaglie e Sottil. 15 presenze e un gol, segnato al Pisa, momentaneo pareggio nel finale prima del gol beffa di Soddimo all'ultima azione. La scorsa stagione era stato girato in prestito dalla Juventus al Sion, nella massima serie svizzera, dove, limitato dagli infortuni, ha giocato appena 14 gare con un solo gol. E di nuovo in bilico, invece, il ritorno di Giuseppe Rizzo a complicare i piani del Pescara, l'infortunio riportato sabato sera dal centrocampista della Triestina Simone Calvano. I dirigenti alla Bardati hanno bloccato l'uscita del giocatore messinese in attesa di capire i tempi di recupero e magari reperire un'altra alternativa in queste ultime ore. Triestina, che si era cautelata tesserando la scorsa settimana lo svincolato Angiulli, ora tutto in discussione e decisione rimandata alle prossime poche ore rimaste. Un contrattempo che d'altro canto potrebbe indurre il presidente Sebastiani e il DS Matteassi, entrambi a Milano, a spingere per la firma di Carlo Derisio del Bari. C'è tempo fino alle ore 20, ma non solo per le acquisizioni, anche per le uscite. Busellato, Galano, Valdifiori, Bocic, Di Grazia, per il quale è saltato una seconda volta il trasferimento al Foggia, e anche De Marchi. Tutti i nomi all'interno di una lista di potenziali partenti, anche se a questo punto non è semplice trovare acquirenti per poterli sistemare. Per Busellato si chiudono le porte del Cosenza, che ha tesserato Luca Palmiero e Javan Anderson. Anche per Galano al momento non si registrano proposte concrete. Definita invece la cessione in prestito all'Imolese del giovane attaccante argentino Nicolas Belloni. Restano poi le operazioni già portate a termine nella giornata di ieri, soprattutto legate ad alcuni giovani. Dal Benevento l'arrivo del portiere Igor Lucatelli, classe 2003. Per lui si tratta di un ritorno, e del centrocampista ivoriano Siriki Sanogo, classe 2001, la cessione del sedicenne difensore Lorenzo Romani alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto.